Buonasera, buonasera anche a chi ci guarda poi su YouTube, quindi ci segue dai primi secondi. Io come sempre aspetto che vi arrivi la notifica e che vi colleghiate e stasera parliamo un po' di Halloween. Vediamo se tutto funziona. Vediamo, vediamo. Ciao, ciao Ilaria. Tutto va bene, penso, spero. Ciao Susanna, ben arrivata. Ciao Lorena. Subito sul pezzo la sera. Arrivate subitissimo. Si vede che o forse Facebook fa il bravo e mi manda le notifiche. Vediamo, vediamo chi si collega. Buonasera a tutti intanto. Ciao Giamma, ciao Nicoletta. Stasera parliamo un po' di Halloween con questo dolcissimo timbro di impronte d'autore che ha questi due topini, uno travestito da zucca e uno travestito da Dracula, che sono adorabili. Hai ragione Lorena, la notifica è super veloce, ma credo solo perché siamo fortunati che forse di sera c'è un po' meno traffico, perché di solito invece mi sembra che ci voglia abbastanza perché arrivi. Ma non lamentiamoci. Ciao, ciao Monica. Dicevo, questo qui andremo a utilizzare Dracula Topino stasera. Ciao, ciao Ornella. Ci siamo tutti stasera. E invece c'è l'altro che è adorabile anche lui, è un po' più elaborato, quindi per la diretta sarebbe stato un po' lunghino. Quindi volevo usare lui e volevo utilizzare con voi una delle nuove fustelle di Moda Scrap, che è la Cupcake Box, che è questa scatolina qui. Tra l'altro, nel mentre che siamo qui a farci due chiacchiere tra amici, andate a vedere che carino, la stessa scatola si può chiudere anche usando un solo modulo, perché poi per chiuderne una intera, diciamo per la forma, diciamo, che ha pensato Chiara quando l'ha realizzata, ci vogliono due moduli, ma è possibile chiuderne anche solo uno facendo una scatola con la sezione triangolare. Vedremo, vedremo i prossimi live cosa ci riserveranno, ma sicuramente ci sarà un po' di colorazione. Ciao, ciao Raffaella! E nel frattempo che aspettiamo ancora qualche secondino veloce. Vi ricordo che a brevissimo uscirà anzi, un nuovo progetto che ho pensato con Elisabetta e che vi abbiamo un po' spoilerato in questi giorni. Se non sapete di cosa sto parlando, potete trovarlo sia sulla pagina Facebook che sulle stories di Instagram che nel gruppo Spazio Battibaleno trattino come il meno progetti creativi. E così andate intanto a darvi un'occhiata. Secondo me, io poi adoro quei colori, quelle carte bellissime. Buonasera, buonasera Loredana. Iniziamo subito. Quindi mettiamo un attimo questi da parte e ci dedichiamo innanzitutto alla colorazione. Quindi un pezzetto di carta acquarellabile da 300 grammi. Ciao Irene, ben arrivata. E poi prendiamo una tavoletta per timbrare e andiamo a timbrare con l'anticlining, quindi con un effetto no line, il nostro topolino. Lo metto bello al centro così poi fustellarlo non sarà un problema. Questo è il tamponcino, questo beigiolino. Ciao, ciao Simonetta! Porto bene il colore su tutto. Il topino chiaramente non si vedrà niente, ma è tutto normale. Però una volta che poi andiamo a timbrarlo, inizierà a rivelarsi. Faccio una seconda passata perché in alcuni punti non sono venuti bene i tratti. Ok, perfetto.
Così poi se vi faccio lo zoom, voi giustamente riuscite a vedere qualcosa. Ok, me la metto qui. Ok. Prendo una palettina, un piattino, quello che avete, e vado a mettermi un po' di colori, un grigetto. Ciao Paola! Quante stasera? Un po' di nero. Poi un po' di viola. Poi ci serve un pochino di rosa che possiamo mischiare con un pizzico di marrone, qualsiasi marrone va bene, io userò questo, ma poteva andare bene questo o una punta di vintage photo per creare un bel color carne. E direi che per adesso abbiamo quello che ci serve. Vado a farvi un pochino di zoom. Vediamo. Qui ho la mia acqua, mettiamo qua. Aspettate che. Ok, spero che lo vediate abbastanza bene. Iniziamo a colorare. Mi sono portata vicino due pennellini, uno un po' più grosso e uno un po' più piccolo. Con quello più grosso inizio a fare il grigetto del topino. Mischio un po' del grigetto con una punta di nero. E creo un grigio che posso volendo andare a provare. Mi va bene, quindi passo alla colorazione. Preparo un attimino più di colore, che era un po' poco. Ok. Parto sempre con uno strato non troppo scuro. Sono sempre in tempo a scurire, quindi il primo strato leggerino. Sciacquo. Passo sopra anche al naso senza problemi, che poi lo andremo a fare un po' più scuro, quindi riusciremo comunque a farlo vedere, anche se per adesso non si vede niente. E poi sfumo questo colore fino ad arrivare alla cima del muso. Vediamo di non togliermi dall'inquadratura. Ok. Per il primo strato non mi occupo troppo dei dettagli, mi va bene così, che abbia un po' di colore leggermente sfumato. E poi porto un po' di grigio anche qui sotto. Così. Olè. Sciacquo sempre il pennello e sfumo tutto. Ok. E vado a rifinire anche le due zampine. Se non lo vediamo più bene, possiamo sempre andare a recuperare il bordo nero qui sul timbro, o possiamo timbrare possiamo fare una timbrata con l'inchiostro nero. Vado a riempire anche le zampe.
Una volta che è asciutto, quindi che incontro luce, non lo vedo più lucidino, posso passare a riempire l'interno delle orecchie mischiando un po' di rosa e un po' di marrone, ottenendo questo colore carne. Posso sempre provarmeli per essere sicura di aver fatto un colore giusto e che mi vada bene anche con gli altri colori che ho già usato. A sfumarlo bene. Vado anche all'interno dell'altro orecchietto. Ok. E adesso, appena è pronto, vado a riempire anche il mantello. Per non tenervi qui un'eternità, agevolo l'asciugatura con un po' di embosser, muovendomi abbastanza e non stando mai troppo vicino. Meglio ancora se usiamo un phon per i capelli, perché è un po' meno aggressiva la temperatura. Adesso andiamo a fare il mantello, per cui prendo l'altro pennellino e uso il nero. Ok. Lo sfumo sempre perché non sia troppo saturo. Troppo pieno di colore. Ok. E vado a portare il colore su tutto il pezzettino. Riempio anche qui. Poi, se ho perso qualche contorno, posso andare a recuperarlo alla fine. E riempio anche di qui. Il sotto invece del mantello volevo farlo viola. Porto il colore sotto al muso e poi lo sfumo. Cambio pennello perché con questo sono più veloce e non rischio che mi si faccia una macchia. Ok, adesso lascio asciugare così perché altrimenti se vado a mettere subito il viola andrà a mischiarsi in automatico col nero e non lo vogliamo. Perfetto, ripasso intanto la codina, tenendo il pennello abbastanza verticale rispetto al piano, in modo che abbia una sezione più stretta. Se invece lo appiattisco, la sezione del pennello schiacciandosi si allargherà un pochino.
Vado a intensificare intanto l'interno delle orecchie, che è un po' chiarino. Porto sempre il colore dove l'ho messo prima e vado a sfumarlo. Ok, lo porto anche dall'altra parte e inizio a far uscire un po' di tridimensionalità, quindi giocare sulle ombre per rivelare la tridimensionalità del nostro topino. Vado a passare un pochino anche sulle guance, così e così, e sfumo. Ok, vado a ripassare anche con un po' di grigio la parte sotto del corpo. Si è un po' asciugato, quindi lo ribagno un pochino, che sennò è un po' difficile da sfumare. Ok. E vado ad aggiungere un po' di ombra sotto i piedi, che sono zampe. Ok. E voilà. Vado ad intensificare un pochino anche la parte del muso. Ho lasciato la bocca bianca, ma adesso posso andare a portare un po' di colore abbastanza chiaro. Ok. E vado a scurire un po' anche il naso, che se no lo perdiamo. Ok, adesso passo al nero e scurisco prima di tutto i laccetti qui davanti. E un po' qui sotto alla zampa di sinistra, in modo che si ridefiniscano un po', diciamo, i confini tra una parte e l'altra del mantello. Ok. Anche qui vado a sfumare bene il colore e intanto che asciuga vado a preparare il viola. Ok, velocissimo. È sempre più bello lasciarlo asciugare all'aria perché in realtà l'acquerello ha delle belle sfumature che vengono fuori di più all'aria, ma per questioni logistiche ogni tanto è permesso anche dargli un'asciugatina.
Ok. Posso, intanto che è bagnato, andare a mettere ancora un po' di colore. E poi vado a ripassare anche i baffi. Ok, di qui e di qui. Ok, e i pelucchi in testa. Per dargli un po' di definizione in più. Ok, adesso aspettatemi un secondino che vado a recuperare le matite colorate per farvi vedere come aggiungere qualche dettaglio, soprattutto se magari le ombre non sono venute precisissime. Con le matite è super semplice. Io ho delle matite assolutamente normali, quindi vanno benissimo anche quelle acquerellabili senza la parte, diciamo, da acquerellare. E possiamo andare proprio a definire. Quindi calco un po' di più dove voglio che sia più scuro e tengo la mano più leggera dove voglio che venga un po' più chiaro. Se voglio più contrasto, prendo un colore in più, quindi in questo caso questo era un grigetto, diciamo, questo è nero, e intensifico la parte che voglio più scura. Siccome è nero, non vado troppo calcando perché altrimenti diventa tutto molto scuro. Ok, intensifico un po' anche il naso. E qui sotto. Alla fine la bocca me la sono dimenticata. Vado con la matita, aveva un canino, quindi poi glielo rifacciamo con la penna gel bianca. E possiamo proprio ripassare tutte, anche i dettagli, anche i baffi, piuttosto che gli occhi. Possiamo andare a farli tranquillamente con... Allora, aspettate che mi sono persa un occhio. Era qui e l'altro era di qui. Ok, poi recupero dopo il dentino e nello stesso modo posso andare a intensificare anche ad esempio l'interno delle orecchie con un marroncino che ok. E anche di qui faccio lo stesso. Ok, facciamo anche un po' peletti
così e recuperiamo anche le zampe che avevano la separazione. Così. Poi con un po' di violetto. Ui, questo senza punta. Vediamo se. Ok. Vado a intensificare un po' anche qui sotto. E poi in ultimo con il nero vado a riprendere un po' il mantello. Ok. Ripasso bene anche gli occhi per renderli un pochino più scuri. E vado a creare il dente che è sparito sotto la matita e un paio di punti luci sulle guance. A me piacciono sempre molto, ma è una questione di gusto. Così. Se la penna gel, piccolo trucchetto, se la penna gel non vi scrive, fate andare la pallina della penna, diciamo, a sfera sulla pelle. E poi, per magia, ricomincerà a funzionare. Ok. E questo è il nostro topolino di Halloween. Scusate, scusate, era un po' scentrato. Adesso togliamo lo zoom. E voilà, l'ho tolto tutto. Sì. Togliamo lo zoom, spostiamo le cose pericolose tipo l'acqua e andiamo a fustellare il nostro topino e il resto di quello che ci serve. Per fustellare il topino prendo la fustellina coordinata e un pezzettino di washi. Ciao Laura, ben arrivata. Potete sempre seguirli anche in differita. Aspettate che. Ok. Questo va qui dentro. E li trovate anche su YouTube, i nostri live. Ok. Uno e due. Vado a fustellarlo e che carino. E ecco il nostro topino. Aspettate che ha un buchettino anche qui. Ok. Sono troppo carine queste illustrazioni qui. Ok, vado a fustellarmi anche una taghina e la mia scatolina. Quindi per la scatolina ho bisogno di due pezzi di questo e un pezzo della parte sotto. Quindi mi servono questi due. E la taghina invece pensavo di utilizzare. Questa qui ovale piccina, perché quella grande è un po' troppo grande. Tutte le misure grandi sono un po' grandi per la cupcake, mentre invece quelle piccole sono perfette. Ok, vado a fustellare la scatolina con il foglio con le zucche, che è questo qua super carino di Pebbles, Midnight Haunting. Che dietro ha queste stelline, super carino, molto dolce. E, volevo utilizzare le zucchette per la scatola e il retro invece per la taghina per creare un po' di contrasto. Vado a ritagliarmi l'ingombro, devo solo stare attenta che questa scatolina ha un verso, quindi
Devo tenere le zucchette belle dritte. Uno e due. Il sotto chiaramente non posso stare più di tanto attenta, aiuto, al verso perché comunque si vedrà da tutte le parti, ma col fatto che è sotto noi non ci pensiamo. Ok, e la tacchina invece vado a fustellarla dalla parte del retro, quindi mi taglio un pezzettino così. Perfetto, porto magari una taghina e il sotto insieme. Io ho la Big Shot normale, quindi non riesco a mettere tutti i pezzi dentro, ma per chi ha quella plus, su questo è avvantaggiato. Aspettate che ho visto che si è spostata questa. Ok. Queste tag io le adoro, sono perfette anche per i regalini. Si fanno in 2 secondi e sono multitasking. Mi fustello anche la scatolina, sempre per due. Scusate il mal di mare. Ecco, ho fatto una fatica allucinante per niente, perché quando è così dura vuol dire che abbiamo messo la fustella in perpendicolare rispetto al rullo che c'è qua sotto. Per ovviare a questo problema, se la vostra fustella non è enorme, quindi ce la fate farlo, basta spostare leggermente in sbieco in modo che non entri dritta, ma un po' stortina. In questo modo sarà molto più facile. Vedete come fila liscio. Ok, e anche l'altro pezzettino l'abbiamo fatto. Metto via questa e la Big Shot non ci serve più. Andiamo ad assemblare la scatolina, che è molto semplice, basta piegare qui tutte le cordonature di qui. E anche con l'altra. Tra l'altro questa carta è bellissima anche da sola. Di qui e di qui. Adesso uniamo le due scatole con un pizzichino di colla. Ok. Guardo bene che le due righe, diciamo, orizzontali corrispondano. Chiudo. Ups. Chiudo anche questa linguetta qui. Ok, e in realtà in questa scatola che si chiama Cupcake Box ci sta veramente dentro un dolcino. È molto carina anche per Natale, ma non solo, anche per una bomboniera. Schiaccio bene il tempo che si asciuga e poi vado a attaccarmi pian piano le mie linguette della parte inferiore. Metto la colla su tutte.
E voilà. E poi vado pian piano a far coincidere i lati del mio esagono con la scatolina. Così. Così. E voilà. Ho messo troppa poca colla. No, forse si è asciugata perché ne ho messo troppo poca. Vediamo se. Ok. Così. E così vado dentro con il retro di un paio di forbici, una pieghetta, quello che abbiamo sotto mano. Vedete che è bella grande. Ci sta veramente dentro tanta roba. Vado a chiuderla nella maniera classica, ma se volete potete anche chiuderla come il frangipane, quindi andando a sfalsare i petali, sapete come la sugar candy box, quindi in senso antiorario vado a chiudere tutti i petali. Io invece volevo farle un fiocco proprio per usare la bow tag e quindi mi sono preparata un pezzettino di tulle che stesse bene con questi colori e vado a fare un fiocchetto. Poi sistemo bene i petali. Faccio un fiocco proprio per riuscire poi a legare la taghina che ho preparato. Ok, allargo bene qui. Taglio un po' l'eccesso di qua che è troppo lungo. Non lo vedo neanche. E vado ad attaccare la taghina che posso posizionare qui sotto. Voglio metterla un po' più sotto perché altrimenti mi copre i laccetti. Ok. E voilà. Riallargo bene il mio fiocchettino e vado ad attaccare il topolino con un po' di biadesivo spessorato. Ci aggiungo un pochino di colla per essere sicura che rimanga bello attaccato. A te continua a saltare il collegamento. Spero che non sia stato così perché ho letto adesso il commento. Spero che non sia stato così per tutti. Magari era un problema di linea. E voilà. La nostra scatolina, aggiungo solo un piccolo dettaglio con la wax pen e arrivo.
e le semiperle. Vado a prendere quelle scure, quindi quelle nere lucide, che sono queste qui. Queste sono le semiperle di Moda Scrap che hanno il retro non adesivo, quindi si possono usare in diversi modi. Vado a mettere giusto dei puntini di colla. Mettiamola una qui e una qui. Ok, così uso tutte le dimensioni. Questo era un lavoro che si poteva fare prima e sarebbe stato un po' più semplice, ma le idee a volte arrivano anche all'ultimo. Così. Questa è un po' troppo grande, rimettiamo quella media. Ok, lascio asciugare e la nostra scatolina per Halloween è pronta. Ve la faccio rivedere meglio. Questa è la cupcake box di Moda Scrap e questo è uno dei nuovi timbri di impronte d'autore. Questo è Halloween Mice, che ha appunto il topolino Dracula e il topolino travestito da zucca, che è adorabile. Io spero che vi sia piaciuta, vi auguro buona serata, vi ringrazio e ci troviamo presto qui. Ciao!